Beh, un pensiero di gioia sicuramente, anche perché sono stato personalmente impegnato a ripristinare questo presidio dell'arma. Molto abbiamo fatto in tanti, l'abbiamo citato durante i discorsi ufficiali della cerimonia. Quello che importa oggi è che abbiamo vissuto una giornata un po' storica per la comunità di Giove, ma anche direi per quelle di Attigliano e di Penna in Teverina. Una giornata storica per la nostra presenza nell'Umbria. La nostra presenza a Giove datava dal 1870. Per 9 anni la stazione è stata ripiegata in Lugnano in Teverina ed è stato un nostro impegno forte quello di ricercare una nuova soluzione abitativa per poter riportare i carabinieri a Giove. Noi ben sappiamo che la stazione carabinieri e quindi la stazione carabinieri di Giove sono un punto di riferimento fondamentale per gli assetti di tutela della legge, del territorio, dell'incolumità, della civiltà delle località italiane che vivono sul territorio quanto più possibile in simbiosi con la popolazione, facendosi carico dei problemi per quello che riguarda certamente la sicurezza pubblica di queste popolazioni. Ed è necessario che questo presidio, questi presidi, continuino ad esplicare tutta la loro forza. Sono loro la forza dell'arma dei carabinieri da oltre 201 anni. Continueranno ad esserlo sicuramente per tantissimo tempo ancora. Quindi l'impegno nostro, l'impegno di tutti i carabinieri, ma anche delle altre istituzioni, ad iniziare dalla Prefettura, Ministero dell'Interno certamente, tutte le altre autorità, le comunità locali, quindi il Sindaco, il Consiglio Comunale, per ripristinare questo presidio è stato premiato dal raggiungimento dell'obiettivo. Ho detto al comandante della stazione polizia e agli altri 5 carabinieri della stazione che il loro impegno deve essere quello di onorare questo lavoro di tutti, quello di essere al servizio di questa gente come punto di riferimento per correttezza, per esemplarità civica. Grazie.